Guardiamo con attenzione, fratelli tutti. Inizia così l'ammonizione sesta di San Francesco che abbiamo ascoltato. E questo inizio dell'ammonizione, questo invito a guardare con attenzione, fratelli tutti, è un invito che vogliamo fare nostro, perché non è soltanto un invito che Francesco rivolge ai suoi frati, ma è un invito che possiamo fare nostro in questo tempo nuovo che inizia, che è il tempo di Avvento, un tempo in cui occorre ridestare l'attenzione, alzare lo sguardo, un tempo che ancora una volta riceviamo come un dono dalle mani dell'Altissimo. E mi piace ricordare, proprio come con le parole di Papa Francesco, che la fraternità, lui dice in questa bellissima enciclica che ha scritto, la fraternità è l'unica risposta possibile a tutte le crisi che accompagnano il mondo e la nostra storia. Il Papa parla di una fraternità universale, ma parla di una fraternità universale che parte dalla cura della fraternità cristiana, che è un punto di riferimento per tutto il popolo di Dio, per tutti i credenti. Allora questa sera, cari fratelli e sorelle, è proprio bello essere qui tutti riuniti insieme per iniziare questo tempo di Avvento. Do il benvenuto ai nostri fratelli, frati minori conventuali del Sacro Convento, perché vedete, in questo giorno, di solito insieme, per tradizione ormai, da alcuni anni ricordiamo, proprio vivendo insieme nella preghiera e di solito anche in un momento conviviale, quel momento importante della nostra vita di religiosi francescani, quell'approvazione della regola bollata il 29 novembre del 1223 e che quest'anno corrisponde proprio con la prima domenica di Avvento. Allora è bello pensare di essere riuniti qui come fraternità cristiana che diventa segno per tutto il popolo di Dio, un segno a cui tutto il popolo di Dio guarda, che ridesta l'attenzione di tutto il popolo, una fraternità che si ritrova per pregare, per rimettere al centro il Signore Gesù come unico bene della propria vita. Vedete, in questo tempo di autunno pensavo come gli alberi rimangono spogli, ma sappiamo che gli alberi non muoiono, ma gli alberi entrano in un periodo di silenzio laborioso, come se volessero radunare tutte le loro forze per portare in primavera nuovi fiori e nuovi frutti. E noi in questo tempo di Avvento iniziamo 4 settimane di preparazione al Natale, che potremmo vedere come un tempo per lasciarci spogliare, esattamente come quegli alberi, un tempo in cui lasciarci spogliare e capire, forse un pochino di più, almeno se non altro per grazia, ciò che Gesù ha portato nascendo. Ed è nell'accoglienza di Gesù, noi lo sappiamo bene, soltanto nell'accoglienza di Gesù noi possiamo portare nuovi fiori e nuovi frutti per la vita del mondo. La prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, che abbiamo sentito proprio come lettura breve in questo Vespro, ci introduce proprio in questo tempo prezioso, che è il tempo dell'Avvento, con un invito, quello di conservarci irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè in modo irreprensibile, cioè in un modo in cui non sia necessaria la riprensione, cioè l'essere ripresi. E pensavo come in questo tempo forse c'è qualcosa in cui potremmo essere ripresi come cristiani, forse in questo tempo come cristiani non siamo stati un segno eloquente di speranza, di incoraggiamento. Ci siamo forse abbandonati un po' alla tristezza, a
allo scoraggiamento anche noi, dimenticando che noi siamo i custodi di questa speranza cristiana. Tutti i credenti, tutti i battezzati sono i custodi e i portatori di questa speranza che è Cristo, luce del mondo. Ma in questa lettura c'è anche il riferimento all'attesa, c'è il richiamo all'attesa, al ritorno del Signore, un'attesa che sappiamo benissimo che è certa. L'ha detto lui stesso quando dice: io vado a prepararvi un posto, tornerò e vi porterò con me, vi prenderò con me. Allora questa attesa è carica di un'insistenza che ci raggiungerà spesso in questo tempo di avvento, attesa carica di un'insistenza che è un termine, una parola, vigilanza, il vigilare, il vegliare. Vegliate perché non sapete quando il Signore vostro verrà. Come riflettere su questa vigilanza? Che cosa poter dire su questa vigilanza? E innanzitutto che la vigilanza per noi cristiani non è un'attesa passiva, ma lo sappiamo bene, è un'attesa operosa, fatta di concretezza, di vita vissuta, nella comunione con gli altri, e risottolineo di nuovo, vissuta nella fraternità. Ed è bello sentire come questo invito che ci viene fatto, va fatto proprio dalla parola di Dio in questo tempo, quello di vegliare, è sempre un invito al plurale. L'invito è: vegliate. Fate questo insieme, vivetelo insieme questa vigilanza, questa attesa. E oggi sicuramente un pericolo che noi tutti viviamo è di vivere un po' la nostra vita con l'incapacità di riconoscere il senso della storia che stiamo vivendo. Una storia che non è semplicemente la somma di eventi, di fatti, belli o brutti che siano, ma una storia che è orientata. Noi sappiamo che tutta la storia del mondo, che la mia, la tua storia, è orientata, ed è orientata verso un incontro, o meglio ancora, verso un'accoglienza di un fatto, di una persona, che è Gesù Cristo. Noi sappiamo che se dimentichiamo questo, che se la nostra storia è orientata, allora forse diventa semplicemente una somma di eventi, ma che rischia di perdere il senso profondo. E in questa attesa noi sappiamo che l'attesa implica uno stare, implica una pazienza, implica una costanza, la capacità di stare, che si lega proprio a questo, alla costanza nello stare, giorno dopo giorno. Una costanza che in questo tempo sembra difficile ancora una volta da vivere, lo sappiamo bene, perché questo tempo un po' ignoto, potremmo chiamarlo così, un po' di buio, sembra invadere questa nostra costanza a cui siamo chiamati. Invadere e farci dimenticare che la nostra vita è orientata. Allora, forse ancora una volta, dobbiamo accogliere questo invito dell'attesa, da vivere nella vigilanza, nella costanza, nella perseveranza, come un invito anche ad imparare ad abitare l'incertezza. Sempre in questa enciclica, Fratelli Tutti, il Papa ci ricorda come questo tempo, forse è un tempo che ci può insegnare a vivere l'incertezza, senza avere subito la fretta di iniziare come prima. Che cosa ci vuole dire il Signore in questo tempo di incertezza? Allora lo stare non si lega soltanto alla vigilanza, alla perseveranza, alla costanza,
ma è anche l'anima stessa dell'attesa. Provate a pensare, quando io attendo, io sto, mi è chiesto di stare in questa attesa. Dicevamo, in un'attesa che non è mai passiva, ma è operosa. E questa attesa indica la disponibilità ad accogliere qualcuno che ci vuole incontrare ancora una volta. Allora questo stare aumenta il nostro desiderio, oppure ci inquieta. Che il Signore in questo tempo aumenti il nostro desiderio di Lui, come la chiave che ci può far leggere anche il tempo difficile che viviamo. E pensavo che per noi consacrati, mai come in questo tempo, anche nei voti che professiamo, di obbedienza, povertà, castità, questi voti diventano un segno che è profezia. Che cos'è la povertà, l'obbedienza e la castità se non creare uno spazio di accoglienza dove il Signore possa arrivare, prendere dimora? La vita religiosa oggi sempre di più è chiamata a mostrare questo attraverso proprio la professione dei consigli evangelici, cioè questa disponibilità che l'uomo dà a Dio di prendere dimora in Lui, una disponibilità che si fa totale. Allora, fratelli e sorelle, in questo mattino dell'anno, perché è il mattino dell'anno, l'Avvento, in questo mattino dell'anno noi vogliamo di nuovo dire la nostra disponibilità attraverso proprio il rinnovo per noi religiosi anche della professione religiosa, la nostra disponibilità ad accogliere il Signore che viene. E chiediamo a Lui, in questa celebrazione dei primi vespri di questo tempo di Avvento, di riaccendere in noi la speranza, l'essere, l'avere il desiderio di essere un segno di speranza per tutto il mondo, perché, come ci ricorda Papa Francesco, chi crede vede, vede con una luce che illumina tutto il percorso della strada, perché questa luce viene a noi da Cristo risorto, stella mattutina che non tramonta. Allora non possiamo avere paura anche del tempo che viviamo. Questo tempo di Avvento che si spalanca davanti a noi, dicevo, come un dono, diventa l'occasione, lo spazio in cui ridire la nostra disponibilità affinché il Signore ci utilizzi come segni di speranza per il mondo. Amen.